sempre bello ritrovarsi con i compagni, è un gruppo che noi praticamente 37 ci conosciamo ormai da parecchio tempo e per cui è sempre, sempre bello ritrovarsi tutti insieme. Franco Smith in bicicletta, perché? Dove stiamo andando? No, abbiamo fatto, ha detto, con il nostro impegno per quest'anno a dimostrare ai ragazzi noi possiamo salire in bici qua su. Adesso andiamo a Valstagna, siamo venuti stamattina fino qua a Ornè di Fonte. Adesso siamo quattro dello staff che prendiamo la bici e andiamo avanti a Valstagna, un altro 15-20 km. Buon viaggio. Grazie mille. Dopo aver lavorato duramente in campo sotto il sole, è il momento del pranzo. Un pranzo fai da te, dove ogni giocatore della Benetton Treviso ha portato qualcosa da mangiare. D'altronde, una squadra si costruisce anche da questi dettagli. Assieme al cuoco di questa tavolata, Alberto De Marchi, adesso ci spieghi come funziona, cosa hai fatto, cosa hai preparato, eccetera, eccetera. Allora, io personalmente ho preparato la pasta fredda, pesto, preparato da me, gamberi e pomodorini. Poi Simone si è fatto aiutare da un'amica a fare la torta salata e poi l'ha ringraziata a modo suo e c'è chi ha fatto i tramezzini e affettati e frutta e Ale si è preoccupato del bere. Cosa hai portato al tavolo? Questo è un piatto estivo, fardo, sgombro e pesto. Cioè, mi sto da mangiare le torte salate con i peperoni, ma magari è un po' più salutare questo, no? Apprezzato dalla clientela? No, da questo tavolo no, vabbè, ma guarda, voglio dire, guarda che roba. Guarda Sgarbi che ci capisce, che è uno biologico. Questo si mangia le Coca-Cola gommose, st'altro le patatine fritte, voglio dire. La dieta del rugbista, la dieta del città. Con calma, con calma. Hai su un po' di proteine, con la soppressa. E dopo? Birrettina per il carboidrato. Poi? Manca il dolcetto, proprio la frutta, melone e anguria. No, qua è divertimento, siamo un po' in compagnia per fare gruppo e sarà fantastico. Oddio, che panciata! Michele Rizzo completa la vestizione, adesso cosa andiamo a fare? Io non l'ho ancora capito. Adesso ci portano su a fare il bagno, i tuffi dalle rocce e poi scendiamo per le rapide, da quello che ho capito. Un'avventura che porta fortuna, qualche anno fa li abbiamo avuti ospiti e hanno vinto il titolo italiano e da allora ogni estate li abbiamo qui con noi. Oggi abbiamo fatto
una bellissima prova di acquaticità con dell'autosoccorso, penso sia una cosa stata piacevole per tutti. Ore 18, aperitivo a Bassano del Grappa sul Ponte degli Alpini. Viviamo costantemente insieme dalla mattina alla sera. L'obiettivo è quello di migliorare dall'anno scorso. Ormai questo è il quarto anno di Celtic League, quindi dobbiamo dimostrare di aver raggiunto la piena maturazione. Credo che questo gruppo abbia veramente piacere di stare insieme, ci sia veramente grande voglia di affrontare ogni momento, un momento insieme, e appunto credo che sia quello che ha fatto anche la differenza nel corso di questi anni. Matt Burquist arriverà, sì, ovviamente lui deve venire e mostrare il suo valore. Tu devi venire qua a conquistare il tuo posto. Cerchiamo di darlo e ovviamente abbiamo bisogno di un giocatore con sua abilità, con sua esperienza, e cerchiamo di inserirlo. Ma deve venire qua con un impegno che gli altri stanno mostrando, e questo sarebbe molto importante.